Le persone di solito conoscono molto bene i propri giardini, o almeno pensano di farlo. Ma in alcuni casi ci sono segreti nei giardini delle persone di cui non sanno nulla. A volte potrebbe essere un tesoro sepolto o un'antica reliquia, ma più spesso può essere spaventoso. In questo video esamineremo alcune delle cose più spaventose che le persone hanno trovato nei loro giardini. Numero 10. Diavolo del New Jersey. Tutto ha avuto inizio quando una strana creatura è apparsa su Reddit. L'utente Diabolicism ha sostenuto di averla vista proprio lì, nel cuore del New Jersey. L'immagine mostra una creatura così bizzarra che sembrerebbe fosse arrivato in città il Chupacabra, o il leggendario Diavolo del Jersey. E quando molte altre persone hanno pensato lo stesso, è stato un vero putiferio. Ma no, questa strana creatura non era niente di soprannaturale. La gente però stava impazzendo, ma alla fine è risultato essere solo uno scoiattolo volpe privo di peli. Numero 9. Leoni. Nel Sudafrica, una coppia, David e Mariska de Beer, stavano controllando la casa del padre di David, a Hertzbruit. Sono arrivati davanti alla porta d'ingresso, pronti a rilassarsi, e invece hanno trovato una famiglia di 6 grandi e pigri leoni, tranquillamente seduti sul patio, come se fosse casa loro. David e Mariska hanno avuto paura per la loro vita quando si sono trovati faccia a faccia con questi leoni. Inizialmente i grandi felini non si sono preoccupati della coppia che invadeva il loro territorio. Ma ecco il colpo di scena. I leoni non erano infastiditi dai De Beer all'inizio. No, semplicemente sono andati giù in giardino come se facessero una passeggiata serale. I social media sono impazziti quando sono emerse riprese dall'interno della casa. La gente era gelosa, desiderosa di avere un giardino invaso dai leoni. Tutto questo è successo perché la proprietà si trovava nell'Edwood Big Game Estate. Numero 8. Lupo mannaro neonato. Questa storia si è diffusa come un incendio e ha spaventato, divertito e indignato le persone. Una foto e un video sono diventati virali, mostrando quello che sembra essere una creatura quasi priva di peli, con denti appuntiti, zampe e una coda. Ora, le persone da tutto il mondo, specialmente in Indonesia, Malaysia e Brasile, stanno impazzendo, pensando di essere incappate in un vero e proprio lupo mannaro neonato, o in qualche incubo metà umano, metà animale. E la storia si allinea con i poster originali, che affermano di aver trovato un lupo mannaro neonato nel loro giardino. Il post è stato condiviso più di 40.000 volte. Alcuni hanno detto che era una mossa classica per attirare click, postando una foto scioccante o triste, mentre altri ci hanno creduto davvero e volevano svelare il mistero. In Malaysia, un video del lupo mannaro neonato ha fatto molto scalpore. Persino la polizia malese è dovuta intervenire, dicendo che non è stata trovata alcuna creatura del genere. Voi cosa ne pensate? Numero 7. Latte del lupo. Una famiglia è incappata in alcuni funghi molto strani nel loro giardino. Erano spaventati, pensando fosse qualche tipo di malattia diffusa, e hanno contattato immediatamente le autorità. Risulta che questi strani funghi si chiamino Lycogala epidendrum, latte del lupo, o melma di Gröning. Ora, questi funghi non sono ospiti ordinari del giardino. Sono delle masse simili a coscinetti rosa o marroni, sparse qua e là, nascoste sul legno umido e marcio, specialmente quei massicci tronchi che sembrano aver visto un secolo di troppo, e compaiono da giugno a novembre. Queste masse possono sembrare innocue, ma se si rompe la loro parete esterna prima che maturino, faranno fuoriuscire una pasta rosa. Quando queste cose strane maturano, passano da grigio rosato a marrone giallastro o addirittura a verde nero e diventano tutte verrucose e ruvide. Questi strani funghi si muovono nel giardino, divorando batteri, spore fungine e persino pezzi di piante. Numero 6. Auto misteriosa. Nella città di Atherton, i giardinieri sono incappati in una sepoltura segreta, qualcosa che non vedeva la luce del sole dagli anni 90. Un'auto sepolta nel giardino di qualcuno. Quest'auto era nascosta sottoterra, con sacchi di cemento sparsi intorno ad essa. E questo non è un ornamento casuale del giardino, è stato piantato lì intenzionalmente, forse all'ombra degli anni 90. Mentre gli investigatori cercavano di svelare questo mistero sepolto, si sono aggiunti anche cani da ricerca di cadaveri e hanno effettivamente trovato qualcosa. Tuttavia, scavando più a fondo, non è stato trovato alcun resto. Quest'auto è stata piantata nel terreno prima che l'attuale proprietario mettesse piede sulla proprietà.
Chi ci abitava quando l'auto è finita nella sua tomba di terra era un uomo di nome Johnny Bok-Tun Liu. E Johnny aveva una storia criminale. Johnny è l'unico che avrebbe potuto dipanare questo mistero, ma ormai è scomparso. Numero 5. Orsi. Una famiglia di orsi ha deciso di fare irruzione in un party nel giardino. Invece di chiamare le autorità, la prima cosa che queste persone hanno fatto è stata rivolgersi al buon vecchio Facebook. Perché dove altro potreste rivolgervi quando avete un gruppo di orsi che irrompono nella vostra riunione familiare? Non volevano che succedesse nulla a questi intrusi pelosi, ma non sapevano chi chiamare o come fare in modo che questi orsi non trasformassero il giardino nella loro residenza estiva. Ora, essendo internet quello che è, non è passato molto tempo prima che arrivasse la cavalleria. Kimberly Serimele, direttore esecutivo del Carolina Wildlife Rehabilitation Center, è intervenuta con consigli. Ha semplicemente detto di tenere i bidoni della spazzatura chiusi ermeticamente e tenere lontane le pietanze. Nessun cibo, nessun orso. Numero 4. Strana creatura. Tina Cali stava sorseggiando del tè quando ha avvistato una creatura direttamente dalle pagine del folklore del Texas. Ora, Tina non è facilmente impressionabile, ma questo animale marrone e giallastro, grande quanto una piccola mucca, che si aggirava nel suo giardino, ha fatto centro. Tina ha tirato fuori il telefono e ha scattato una foto. Internet è esploso e persone da ogni parte si sono grattate la testa. Gli abitanti del luogo presumono che potrebbe trattarsi di un vecchio leone di montagna. Una leggenda dice che vaghi per queste colline. Ma nessuno ha mai catturato quel leone in fotografia, solo racconti tramandati. Il direttore del reparto mammiferi dello zoo di San Antonio ha dichiarato che probabilmente si tratta di un cane normale o forse di un coyote. Numero 3. Bunker segreto. C'è questa tettoia innocua che si trova in un giardino come qualsiasi altra. Ma quando gli agenti hanno aperto il lucchetto, ciò che hanno trovato all'interno li ha sorpresi. Una cassetta degli attrezzi, quando aperta, ha rivelato un mondo segreto. Un falso fondo che nascondeva tre gradini che portavano verso una vasta oscurità. Questo bunker segreto era un laboratorio di cannabis, con sette piante che prosperavano sotto la luce artificiale. Un uomo di 46 anni era dietro a questa operazione sotterranea ed ora è in custodia. Ha un appuntamento con il Tribunale dei Magistrati di Kearns, accusato di tre reati che gli faranno rimpiangere di non aver scelto hobby meno illeciti. Numero 2. Disco di gelatina viola. Questa famiglia ha fatto una scoperta apparentemente innocua, una massa gelatinosa di dischi viola rosati nel loro giardino. Hanno chiamato innocentemente questo materiale gocce di gelatina, ma non sapevano che stavano interagendo con un fungo noto come Ascocorine sarcoides, il disco di gelatina viola. Ma questo non è solo un fungo, ha anche un lato oscuro. L'Ascocorine sarcoides originariamente era conosciuto con nomi come Lichen sarcoides, Tremella sarcoides e Corine sarcoides, ma nel 1967 ha ottenuto il suo nome definitivo, Ascocorine sarcoides. Questo terrore gelatinoso si aggira intorno alla legna morta, facendosi spazio su tronchi e rami, succhiando la vita dalla materia in decomposizione. Contiene ascocorina, un composto antibiotico che blocca la crescita di diversi batteri gram-positivi. Numero 1. Armata di rane. Un utente di TikTok, Thin Frog, sostiene di aver creato un esercito di rane nel suo giardino. Una piscina gonfiabile piena di 1,4 milioni di girini, tutti salvati da stagni prosciugati. Thin Frog mostra orgogliosamente in video masse di piccole rane, vantandosi di avere l'esercito di rane più grande mai visto. Ma qui ci dobbiamo confrontare anche con la realtà. Questa invasione non è limitata solo al suo giardino. Si sta diffondendo, infiltrandosi nei prati dei vicini, costringendo uno di essi persino a trasferirsi. Dawood Qureshi, biologo marino, avverte che allevare rane in questa misura è una ricetta per il disastro. Intacca l'ecosistema, rilasciando una marea di predatori che sconvolgono l'equilibrio. Troppe rane possono significare meno insetti, influenzando processi cruciali come l'impollinazione. E questo scatena una reazione a catena, attirando il controllo dei parassiti e causando danni collaterali ad altri animali nell'habitat. Quali di queste scoperte vi ha spaventato di più? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Se volete vederne altri tra quelli che abbiamo realizzato, cliccate su uno qualsiasi dello schermo, oppure date un'occhiata al canale. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!